La seconda parte del Festival Leoncavallo 2017 di Montaltofugo è stata caratterizzata da una serie di eventi culturali che hanno visto il coinvolgimento delle associazioni del territorio e di numerosi artisti e intellettuali calabresi. Una nuova filosofia nella scelta degli eventi, ma anche diverse location. Il sontuoso palcoscenico naturale del Sagrato del Duomo della Madonna della Serra ha ceduto il posto a luoghi più intimi, ma ugualmente belli e di grande magia. Per il primo appuntamento del mese di agosto è stato scelto un argomento importante e significativo, ovvero la storia della politica calabrese degli ultimi 30 anni. Attraverso il libro di Attilio Sabato, Potere e Poteri, edito da Pellegrini, ha preso vita, tra le suggestive atmosfere del chiostro di San Domenico, un interessante talk show a cui hanno partecipato alcuni dei protagonisti che hanno vissuto in prima persona quegli anni. Iniziamo questa seconda fase in questo splendido chiostro che noi abbiamo qui a Montalto. Iniziamo con la presentazione del libro di Attilio. A questa presentazione seguiranno le altre, seguiranno delle rappresentazioni anche sia musicali sia teatrali. È giusto anche dare la possibilità a scrittori e ad artisti locali di avere un'esposizione importante come questa qui di Montalto, come questa del Festival di Leoncavallo. Un libro gradevole nei toni, intanto la capacità di Attilio di mantenere anche nello scrivere questo racconto lungo 30 anni e l'atteggiamento del giornalista curioso, la sua curiosità di guardare i particolari senza perdere di vista ovviamente quelli che sono i messaggi di fondo che ciascuno dei protagonisti era chiamato a dare, riteneva di poter dare nel corso della propria stagione politica. Leggendo questo libro, il primo giudizio che do è che è un grande patrimonio di conoscenze, di elaborazione, di studio, di racconti. Anche se io in questo ultimo periodo in effetti non ho fatto politica attiva, però mi sono appassionato alla lettura di questo libro perché ho cercato di comprendere la debolezza dell'attuale fase politica e ho cercato di collegarli e penso che questa situazione di oggi è figlia di questi 30 anni. A pochi giorni di distanza, ancora una volta è stata scelta la magia del chiostro per la presentazione del romanzo della scrittrice cosentina Loredana Nigri, La greca passionale. Questo è un romanzo dedicato ai territori, è un invito anche a riscoprire l'importanza delle radici, in questo caso radici un pochino divise tra la Calabria del dopoguerra con il suo entroterra un pochino arretrato e la Grecia delle isole. Grossman diceva che per lui scrivere era trovare un luogo e quindi a proposito di territori e di luoghi. Il libro è ambientato tra la terra incontaminata dell'isola di Fedalca e l'entroterra della Calabria tra gli anni 40 e il secondo decennio del 2000. Al centro della vicenda c'è la difficile vita di Afia, la greca passionale del titolo, del marito Sante e dei loro figli. Alle macerie della Seconda Guerra Mondiale, alla fame e alla diffidenza verso gli stranieri, fa da contraltare il fascino prepotente e l'inesauribile antica energia di Afia, che porta con sé la magia del cambiamento. Le donne e gli uomini della greca passionale sono a volte coraggiosi e indomiti, altre volte vili. A tante miserie umane fa da sfondo una natura selvaggia, bellissima e disperante, scenario attivo del tormentato rapporto tra terre e culture diverse. I luoghi della narrazione sono scenari al cui interno le persone vivono sentimenti, emozioni e struggimenti eterni, l'amore, il tradimento, la solitudine, la speranza, lo smarrimento e la disillusione. Tra gli eventi di punta della seconda parte del Festival Leoncavallo c'è senz'altro il concorso nazionale di poesia organizzato dalla Fondazione Amalia Vilotta in collaborazione con l'amministrazione comunale, dedicato quest'anno ad un tema delicato e di grande attualità, il bullismo.
È un motivo di orgoglio e di vanto per noi che abbia trovato spazio nel festival anche questo concorso di poesie, che sta avendo, diciamo, un miglioramento qualitativo esponenziale anno dopo anno. La riprova è proprio quelli che sono i contenuti delle poesie che vengono proposte alla giuria. Noi stiamo cercando di fare di tutto per fare emergere Montalto come punto di riferimento della cultura calabrese. Credo che ci stiamo riuscendo. Abbiamo praticamente cercato di impostare l'organizzazione del festival dando spazio nella prima fase, oltre che al liceo musicale di Cosenza, a degli artisti di caratura nazionale e internazionale, per poi lasciare spazio nella seconda fase ad artisti locali e calabresi, e credo che l'esperimento stia andando molto bene. Su questa tovaglia apparecchiata ad ombre e pane, loro non sanno dell'angoscia che lampeggia dallo schermo, dei Twitter su Facebook, dei messaggi al cellulare, assillanti come corvi, come bestie che cercano la preda. Il concorso nazionale di poesia Amalia Villotta, giunto all'ottava edizione, oltre ad offrire un ricco spaccato tra poesia e letteratura, è stato arricchito da mostre fotografiche, performance, letture, visioni e alcuni importanti premi alla cultura. Noi, come ogni anno, diamo dei premi alla cultura a Montaltesi o comunque a gente del luogo, della provincia, del circondario cosentino. Quest'anno abbiamo dato il premio a diverse personalità, tra cui la compagnia teatrale I Pagliacci, che sono di Montalto Fugo, la fondazione Lilli Funaro e un maestro artigiano che si chiama Eugenio Lipreti. Letteratura, poesia, ma anche musica e teatro sono stati elementi molto accattivanti e di grande attrazione della seconda parte del Festival Leoncavallo. Ancora di scena la suggestiva location del Chiostro di San Domenico per il concerto dei Project Bluesette, un gruppo musicale nato da poco che ha regalato una bella serata di musica con un repertorio variegato, spaziando dallo stile classico a quello pop, contaminato da particolarissime sfumature jazzistiche e blues. Dalla musica al teatro con la compagnia La Linea Sottile, che ha offerto una particolarissima interpretazione di L'uomo, la bestia e la virtù di Pirandello. Che vergogna! Oh, che vergogna! Piuttosto hai fatto male a venire, sarei venuto io questa sera. Ma mio marito arriva alle 5. Avevo bisogno di prevenirti che non c'è più dubbio. Il tema, l'adulterio, è stato interpretato da tre personaggi principali nascosti da altrettante maschere: la virtù, la bestia, il vizio. Una rappresentazione dei modelli morali così come appaiono alla società e non come realmente sono. Professore, e non è sbalordito anche lei di questo magnifico spettacolo? Ancora teatro, ma questa volta dedicato proprio al grande musicista Ruggero Leoncavallo, con la compagnia teatrale montaltese I Pagliacci, in una rappresentazione dal titolo Così i paesi, tratta dal libro di Giacomo Guglielmelli. Finici, sogno vecchio proprio assai, e la memoria mi porta solo guai. Ma pi quanto la mente mo assista, ti conte storie che m'ha fatta la lista. La location prescelta è stata Piazza Rizzo, un altro luogo suggestivo e nascosto di Montalto Fugo, una città che pian piano sta svelando tutte le sue meraviglie. Oh, e che m'è capitato? Un fisico è partuto, mi puzza purugliato. Oh, mamma, che è patuto! Il Festival Leoncavallo 2017 ha voluto riservare anche uno spazio significativo alla memoria storica. Una pièce teatrale intensa e di grande impatto emotivo, a cura di Roberto D'Alessandro, ha calamitato l'attenzione di un numeroso pubblico. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. De mobilitate terre et stabilitate solis,
Questo è il titolo della rappresentazione, dedicata a uno dei montaltesi più illustri, il padre carmelitano Paolo Antonio Foscarini. Il Festival Ruggero Leoncavallo continua con la serata dedicata a Paolo Antonio Foscarini, un grande figlio di Montaltofugo, vissuto nel cavallo dal 5 al 600, è nato intorno al 1562-65, è morto il 1616 e si è inserito in una discussione molto ampia sull'eliocentrismo. Ha scritto una lettera molto importante indirizzata al Bellarmino e ha fondato un'accademia importante, conventi. È stato un personaggio enorme con questo recupero della memoria in generale storica che stiamo avendo un po' tutto il sud. Anche Montalto prende coscienza dei suoi figli più importanti, grande pensatore che sarebbe il caso, ecco, di studiare più approfonditamente. Paolo Antonio Foscarini fu un vero e proprio rivoluzionario per i suoi tempi. Nello stesso anno in cui Galileo Galilei, con la sua lettera a Madama Cristina di Lorena, Granduchessa di Toscana, tentava di ridimensionare la posizione autoritaria delle sacre scritture rispetto alla scienza moderna, Foscarini a Napoli pubblicava un libro dal titolo Lettera sopra l'opinione dei pitagorici e del Copernico della mobilità della Terra e stabilità del Sole. La cosa destò molto scalpore, in quanto per la prima volta un religioso, e per giunta di provincia, aderiva pubblicamente al credo copernicano. Oggi la statura di questo personaggio non è stata ancora doverosamente studiata e approfondita, ma sicuramente, visto l'interesse e l'emozione suscitata dalla rappresentazione di Roberto D'Alessandro, molto presto a Foscarini saranno dedicate giornate di studio e di ricerca proprio nella sua città natale, Montaltofugo. Dopo un percorso di scoperta dei luoghi più intimi e suggestivi di Montaltofugo, i riflettori si sono accesi di nuovo sul sagrato del Duomo della Madonna della Serra, palcoscenico d'eccezione della serata di gala che ha concluso il Festival Leoncavallo 2017. Una lunga kermesse che, in oltre due mesi, ha proposto grandi artisti di fama internazionale, ma anche tanti giovani talenti di casa nostra, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. I bilanci credo che siano più che lusinghieri, sia per quanto riguarda la prima fase di questo festival, che si è celebrato appunto in questa cornice bellissima del Duomo, sia la seconda fase dove abbiamo inteso dare spazio un po' agli artisti locali calabresi. Quindi è stata una vetrina anche per loro molto importante e quindi credo che praticamente abbiamo offerto alla città di Montalto l'opportunità per avere una visibilità importante, per avere molti visitatori qui sul nostro territorio. Penso che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti di come è andata questa edizione 2017 al Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo, perché abbiamo visto, oltre che una kermesse di nomi importanti, abbiamo visto anche un sacco di presenze su Montalto e noi non può che farci piacere, in quanto oltre a poter dare una mano agli artisti locali, abbiamo comunque potuto, diciamo, sfruttare anche la possibilità di avere delle persone a Montalto e di valorizzare questo centro storico. Per cui io penso che quest'anno non possiamo che ritenerci soddisfatti del lavoro che è stato fatto. Sicuramente è un bilancio positivo. Questo festival quest'anno ha visto presenze importanti e siamo riusciti a portare anche quest'anno artisti di rilevanza internazionale e poi con diversi generi. Stasera abbiamo una serata dedicata alla lirica con l'orchestra Suoni del Sud, che viene da Foggia e che è stata qui il primo anno, il 2015, e diciamo abbiamo collaborato molto bene. E poi ci sono quattro voci importanti che si esibiranno stasera con un cameo, con un personaggio che ha cantato nei maggiori teatri del mondo, che è in mezzo a noi e che, insomma, avremo il grande piacere di sentirlo. E per il resto credo che sia stato un festival che ha lasciato un segno importante in Calabria, sia perché è partito diciamo per primo il 2 di luglio e anche per l'alto livello qualitativo che ha espresso in tutto il suo svolgersi. Negli ultimi 12 mesi a Montalto ci sono stati artisti come Piovani, Mogol, Vessicchio, Accardo, Lina Sastri, Giancarlo Giannini e altri ancora. Non so quali altri festival negli ultimi 12 mesi o teatri possano annoverare un cast così importante. Questo ci riempie di orgoglio.
a calcare il palcoscenico per la serata di gala dedicata esclusivamente alla lirica sono stati quattro straordinari artisti: il soprano Angela De Lucia, il mezzo soprano Diletta Scandiuzzi, il tenore Pietro Picone e il baritono Luca Bruno, accompagnati dall'Orchestra Suoni del Sud, diretta dal maestro Benedetto Montebello, in un vastissimo repertorio che ha spaziato tra le arie più belle delle opere di Rossini, Verdi, Mozart, Puccini e Giordano, fino a Ruggero Leoncavallo. Donne, donne, eterni dei, arriva, 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 arriva. La serata è proseguita con una sorta di staffetta artistica dei quattro cantanti. Voci incredibili e straordinarie, salutate tra un brano e l'altro da lunghi e calorosi applausi. Man mano che i brani di opere famose venivano eseguiti, l'entusiasmo tra il pubblico cresceva fino a raggiungere il massimo livello durante l'esecuzione di alcune aree tratte da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Ad alternarsi sul palco sono stati il soprano Angela De Lucia con Qual fiamma avea nel guardo. È stata poi la volta del tenore Pietro Picone con Vesti la giuba. Thank you.
Ed infine la possente voce del baritono Luca Bruno in Si può, si può. Poiché in cielo ancor le antiche maschere mette l'autore, in parte vuol riprendere la serata, che sarebbe dovuta terminare sulle note di Leoncavallo, ha regalato un'ultima gradita sorpresa. Tra il pubblico, infatti, c'era il grande baritono Lucio Gallo, che ha improvvisato uno spettacolare duetto e si è esibito in un'aria tratta dal Don Giovanni di Mozart, insieme al mezzosoprano di Letta Scandiuzzi, salutato da una vera e propria standing ovation. È calato il sipario sul Festival Leoncavallo 2017 e mentre la piazza ancora risuona delle note di Giuseppe Verdi, l'amministrazione comunale e la direzione artistica stanno già pensando alla prossima edizione. Io personalmente ho già le idee, mi sono portato avanti, ho già contattato alcuni artisti molto bravi calabresi che vorrei proporre il prossimo anno, ma chiaramente poi mi dovrò confrontare con il direttore artistico, perché è lui il deus ex machina di questo meccanismo che abbiamo cercato di costruire, che stiamo cercando di portare avanti. Le cose non si improvvisano, quindi se noi pensiamo di poter arrivare a marzo, aprile o maggio senza avere ancora le idee chiare sul da farsi, soprattutto sui nomi da proporre, credo che sarebbe veramente un fallimento. Quindi per poter arrivare preparati, come in tutte le cose, bisogna studiare prima. Sicuramente riusciamo a dar vita a manifestazioni importanti perché lavoriamo un anno per l'altro. Io personalmente posso affermare che l'anno prossimo il Festival Leoncavallo sarà ai vertici in Calabria e sarà uno dei più importanti in Italia, ma dico questo solo perché ho già chiuso 3 importanti contratti con artisti di livello internazionale che saranno qui, ma chiaramente per ovvi motivi non è possibile parlarne.